Perché è importante sciacquare dopo un'immersione l'attrezzatura che abbiamo utilizzato? C'è qualche accessorio che non è necessario passare sotto l'acqua corrente? Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su Sub H2O. Si ritorna a parlare di subacquea, quindi tenetevi pronti che iniziamo subito. Sicuramente se siete dei subacquei lo sapete già, ma chi non pratica la subacquea magari si chiede qual è il motivo per cui dopo un'immersione l'attrezzatura va sciacquata con acqua, per così dire, dolce. Infatti, quando terminiamo un'immersione e ci troviamo al diving, dobbiamo immediatamente catapultarci a sciacquare la nostra attrezzatura. E lo facciamo attraverso l'utilizzo di acqua corrente o di apposite vasche di acqua dolce, per così dire. Ovviamente questo vale anche per chi non si appoggia ad un diving. L'obiettivo, infatti, è quello di togliere quanta più possibile acqua marina. Proprio per questo il lavaggio deve essere il più possibile preciso ed efficace. Beh, se non lo facessimo, la nostra attrezzatura invecchierà, per così dire, molto più velocemente. Ed in più potremmo anche rischiare di danneggiarla permanentemente. E di conseguenza potrebbe risultare pericolosa durante un'immersione. Insomma, fa parte di quelle che sono le buone norme di manutenzione. Ogni accessorio che compone l'attrezzatura di un subacqueo ha delle diversità di composizione in termini di materiali. Motivo per cui è difficile dare una risposta univoca del perché l'acqua del mare risulta nemica, però per grandi linee possiamo identificare come principale colpevole la cristallizzazione dei sali. Ma di quali sali sto parlando? Beh, iniziamo col vedere quali sono quelli che compongono l'acqua di mare. Infatti sappiamo tutti che è salata. Ha infatti all'interno in maggiori quantità cloruro di sodio, il comune sale da cucina. Poi cloruro di magnesio, solfato di calcio, solfato di potassio, carbonato di calcio e bromuro di magnesio. I valori di concentrazione però per chilo di acqua possono variare in base alla salinità della stessa. Acque come quelle ad esempio del Mediterraneo hanno una salinità maggiore rispetto a quelle degli oceani. Vi faccio vedere questa immagine che è abbastanza curiosa. La presenza di sali disciolti nell'acqua fa sì che questa assuma delle caratteristiche chimico-fisiche necessarie per la vita di ogni organismo marino. La differenza di densità, che ricordiamolo, è quel rapporto tra la massa e il volume, è differente se parliamo di acqua dolce e di acqua salata, proprio perché in quest'ultima sono presenti dei sali disciolti. Adesso quindi abbiamo ben chiaro che l'acqua di mare ha questo tipo di composizione e la possiamo definire come un miscuglio omogeneo di sostanze che appunto sono mescolate uniformemente tra di loro. Infatti non siamo in grado di distinguere visivamente la presenza dei sali. Quest'ultimi infatti hanno la peculiarità di essere molto solubili in acqua. In questo caso quindi all'interno del nostro miscuglio i sali saranno il soluto, invece l'acqua sarà il solvente. Un buon metodo di separazione del soluto dal solvente può essere rappresentato ad esempio dall'evaporazione. Quindi in questo caso sarà l'acqua che evaporerà, che passerà quindi dallo stato liquido a quello aereiforme o gassoso e permetterà ai sali di cristallizzarsi. Infatti quest'ultimi in questo caso passeranno dallo stato liquido allo stato solido. Tutto questo processo è ovviamente accelerato dal calore, purché però l'acqua non arrivi mai ad ebollizione, quindi non superi i 100 gradi centigradi. Però dobbiamo precisare che la cristallizzazione del sale non avviene soltanto quando tutta l'acqua evapora, ma basta che ne evapori solo una parte. E questo perché? Perché diminuirà la quantità di questo liquido all'interno del nostro miscuglio e sarà più facile per il soluto saturare il composto, che è invece questa la condizione necessaria per iniziare con la cristallizzazione.
Per farvi capire meglio di cosa sto parlando, vi faccio vedere questo esperimento che ho realizzato. Per prima cosa ho versato dell'acqua ovviamente dolce, in una pentola. Poi ho aggiunto del sale grosso. A questo punto ho acceso il gas. Il mio obiettivo era soltanto quello di far sciogliere il sale, ma farlo sciogliere più velocemente, motivo per cui non ho interesse a portare questa soluzione in ebollizione. Come vedete, mi aiuto anche con un cucchiaio per accelerare ancora di più il processo. A questo punto verso l'acqua e sale che ormai si è sciolto all'interno della pirofila e come vedete non ci sono tracce di sale, siamo di fronte a un miscuglio omogeneo. A questo punto accendo il forno ad una temperatura che però non supera i 100 gradi, se no a quel punto lì l'acqua andrebbe in ebollizione e non avrò quello che voglio ottenere. Quindi prendo la pirofila e la metto in forno. Aspetto un bel po' di tempo, devo dire anche tanto, perché l'acqua inizi ad evaporare. A questo punto posso anche tirarla fuori e come vedete il sale ha iniziato a cristallizzare e lo ha fatto dai bordi. È rimasta ancora dell'acqua con del sale probabilmente in soluzione, ma questo perché l'acqua ha iniziato ad evaporare, la soluzione era satura di sale e quindi per così dire il sale in eccesso ha iniziato a cristallizzare. Ecco, come avete visto, questo è esattamente quello che succede se noi non sciacquiamo l'attrezzatura. Infatti proprio quelle particelle di sale cristallizzato potrebbero essere la causa di ostruzioni per quanto riguarda le cerniere o un gav che magari va in flusso continuo, o ancora dei danneggiamenti nella parte in silicone delle maschere o dei graffi nella parte in vetro. La cristallizzazione dei sali può causare intoppi, per così dire, di questo tipo. A questo punto è necessario capire se tutta l'attrezzatura da subacqueo teme, per così dire, la cristallizzazione dei sali. Maschere, mute, gav, pinne, calzari, erogatori, computer subacquei sono sicuramente gli accessori che patiscono di più questo tipo di fenomeno, per cui è necessario e molto consigliato il risciacquo. Cinture e piombi invece no, o meglio non del tutto. Con questo video ho finito qui, spero che vi sia piaciuto, magari era per molti di voi qualcosa di scontato, però insomma poteva essere curioso saperlo anche per chi non pratica questo tipo di sport. Io adesso ho veramente finito, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e a iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli altri video. Vi invito anche a seguire la nostra pagina Facebook dove siamo sempre molto attivi e pubblichiamo tantissimi articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Ci vediamo col prossimo appuntamento con il video della nostra vacanza a Catania. Adesso ho veramente finito. Ciao!